Il tuo piano funziona. Gli sgherri del mercante mi hanno teso un'imboscata. L'ho saputo. E direi che non hai avuto problemi a sbarazzartene. Non era il mio primo scontro a Corinto. E nemmeno l'ultimo. Porteremo il mercante al teatro. Ho organizzato una vera tragedia corinzia che non verrà dimenticata. Brasida è preoccupato per l'anarchia che seguirà la morte del mercante. Lo vuole morto, ma con un'esecuzione discreta. Quell'uomo è lontano da Sparta. Siamo in Corinzia e faremo a modo nostro. Ci sto. Daremo un grande spettacolo. Incontriamoci lì con le mie ragazze. Il pubblico non ha idea dello spettacolo a cui sta per assistere. Volevi assistere a uno spettacolo? Volevo che vedessi il volto di ogni persona che hai danneggiato. Mi vedranno spargere il tuo prezioso sangue, proprio come avrei dovuto fare con Mirine. Queste strade non saranno mai tue, bastardo! Ah, sì, invece. Puoi scommetterci il tuo bel faccino. Tieni giù le tue mani schifose! E quando saranno mie, ti strapperò quella cazzo di testa e la manderò alla setta come prova. Tu conosci mia madre? Una cazzo di spina nel fianco. Ma avrà quello che merita. Quando avrò finito con te, troverò tua madre e le porterò la tua testa schifosa. Non se io le porterò prima la tua. Non avranno molto da dire quando avrò sparso il tuo cervello su tutto il palco. Adesso fuori dalla mia città! Questa città non è più tua. Fuori dalla mia città!
Popolo di Corinto, osservate la serpe che vi ha rubato il pane, la piaga che ha infestato i vostri raccolti. Hai atteso anche troppo a lungo questo momento. Il piacere sarà tutto mio. Ti senti meglio? È da un'eternità che volevo farlo. Era quello che si meritava. E tu meriti le tue risposte. Vieni, parliamo. In privato. Non ti ringrazierò mai abbastanza. E per una volta ringrazio anche Alcibiade. Dopotutto, è stato lui a mandarti qui. Vale molto più di quanto sembra. Sapeva che avresti salvato Corinto da quella bestia. È stata la cosa migliore per tutti quanti. Hai dimostrato di essere un eccellente socio in affari. A proposito di affari, mi devi qualcosa, Antusa? Sì, Mirine. Arrivò qui e lasciò la Corinzia in un batter d'occhio, ma mi restò impressa. Era come un mare in tempesta. Ricordo bene quella parte di lei. Una donna forte e piena di energie. Voleva fermarsi qui a Corinto, ma non riuscì mai a trovare quello che cercava. Parli di lei con gentilezza. Eri sua amica. Superficialmente, forse. Ma in lei albergava un grande dolore a cui nessuno poteva accedere. E come la incontrasti? Pioveva forte quella notte. La vidi dormire per strada e le offrì un riparo. Era una vagabonda. Chissà cosa penserebbe mio padre. Non sapevo cosa le fosse successo. Mi disse solo che abbandonò il luogo che lacerò la sua anima. Sparta. Trovò un lavoro? Stava sulle sue, con un occhio sempre rivolto al porto. Poteva restare con noi, ma credo cercasse qualcos'altro. Non parlò del suo passato, di suo marito, della famiglia. Mai. Parlare di Sparta le provocava solo dolore. Era come se lì fosse morta una parte di lei. Dopo Corinto, dove andò? Questo non lo so.
Deve avere pur lasciato qualche indizio. Non so nemmeno se sapeva dove sarebbe andata. L'unica cosa certa è che vinse una nave giocando a dadi. Tike era in debito con lei. Ricordo il nome della nave. Canto della sirena. Canto della sirena. Era famosa perché poteva affrontare ogni capriccio di Poseidone. Grazie, Antusa. Che gli dei veglino su di te, Alexios. Torna da me quando vuoi. Ti aggiornerò sulla situazione di Corinto. Pare che mi attenda a un futuro interessante. Anche a me. Canto della sirena. Se incontro qualcuno che conosce la nave, avrò fatto dei progressi per trovarla. Meglio nascondersi.